chiaro manifestare. Tiziano, intanto le chiedo qual è la fotografia attuale. La fotografia attuale è che c'era un progetto con Marche Multiservizi per realizzare un biodigestore a Fano. Questo progetto non si è costruito. Un voto in consiglio comunale, dove una parte del PD ha votato con il centrodestra, ha aperto una forma di manifestazione di interesse con altre società che di natura privata o privatistica hanno manifestato il loro interesse a realizzarlo. Queste società sono state esaminate dal tecnico comunale incaricato e si è composta una proposta in cui due aziende, Acea e Ferronia, dovrebbero essere la parte societaria che interagirà con ASET per la costruzione del biodigestore. Questa cosa è improponibile, noi riteniamo doveroso che il Consiglio Comunale revochi l'interpello, riapra la trattativa con Marche Multiservizi, valuti complessivamente le offerte che ci sono e si ritorni a comporre un quadro politico che porti Fano in una condizione di sviluppo e di progetto, salvando ASET che ha 300 dipendenti, professionalità molto elevate, e di fronte si ritrova ad avere la gestione delle gare dei servizi pubblici che potrebbero compromettere l'equilibrio della nostra struttura ASET che è partecipata dal Comune di Fano. Ultimo aspetto, essendo questo un problema di carattere politico, auspichiamo che da parte del partito più rappresentativo di questa maggioranza comunale vi sia un'assunzione di responsabilità anche a livello provinciale per risolvere una questione che corre il rischio di diventare preoccupante, annosa e di grande rischio per la società di ASET.